Interviene per ulteriori chiarimenti sotto il profilo contabile l'assessore Mazzillo. Prego, assessore. Grazie Presidente, grazie a tutti, anche gli intervenuti, i consiglieri e i partecipanti all'incontro. Allora, ritengo opportuno, proprio perché siamo in una sessione pubblica e soprattutto abbiamo approvato il rendiconto del Comune, anche dare contezza riguardo all'impegno che l'amministrazione sta portando avanti, e credo che l'assessore Meleo abbia assolutamente fatto intendere qual è l'approccio di questa amministrazione anche sulla gestione economico-patrimoniale di tali enti e l'impegno che l'amministrazione mette in termini anche di risorse finanziarie. Allora, come si è detto, appunto, vi sono dei contenziosi in corso, c'è anche la possibilità di andare a valutare quella che potrebbe essere una soluzione transattiva, è nei poteri dell'amministrazione farlo, però è opportuno chiarire qual è la condizione dalla quale partiamo. Allora, in particolare ci riferiamo a un lodo che è stato sottoscritto e riconosciuto a Tevere TPL Scarl per il periodo del 2006-2008, l'importo complessivo si aggira intorno ai 32 milioni di euro, per essere esatti 31.748.645,84. Per quanto concerne invece il periodo successivo, quindi abbiamo detto 2006-2008 e quindi 1 gennaio 2009, 31 dicembre 2009, lo stesso collegio ha dichiarato congruo il corrispettivo unitario di 3,30 euro per vettura a chilometro. Quindi è stata condannata ATAC al relativo pagamento. La sentenza è stata dichiarata recentemente, in data 6 maggio, esecutiva del 2016. Il predetto lodo è stato impugnato da ATAC per nullità innanzi alla Corte di Appello, che si è poi pronunciata rigettando l'impugnativa. ATAC ha impugnato la richiamata sentenza e di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione. In data 16-17 settembre 2014, Roma TPL, già Tevere TPL, ha notificato ad ATAC atto di precetto pur intimando la società quindi di provvedere al pagamento per l'importo di euro 51.528.616,25. Quindi proseguono i contenziosi e sale l'importo. L'atto di precetto è stato quindi impugnato all'ATAC in pendenza dell'opposizione in data 28 ottobre 2014, e Roma TPL ha notificato l'atto di pignoramento presso terzi per la somma complessiva di 77.292.294,38, pari al credito precettato aumentato della metà ai sensi dell'articolo 546 del codice di procedura civile. Il pignoramento interessa quali potenziali debitori e debitrici ATAC, tutti gli istituti bancari con i quali la società è titolare di conti correnti, ivi compresa come terza pignorata Roma Capitale. Quindi Roma Capitale entra in questa partita proprio come terzo pignorato. La Giunta Capitolina, con deliberazione 323 di novembre del 2014, del 4 novembre, recita che al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale e di non aggravare ulteriormente la situazione venutasi a determinata, ha ritenuto necessario garantire la liquidità ad ATAC, effettuando una concessione di crediti pari all'importo del pignoramento. Quindi l'amministrazione si è assolutamente sostituita e ha fornito tutte le risorse che erano necessarie affinché i conti potessero essere sbloccati. Con la medesima deliberazione è stato richiamato il ruolo di Roma Capitale quale debitore di ultima istanza delle eventuali somme da riconoscere a Roma TPL. In particolare, la funzione di ATAC SPA è stata limitata al ruolo di stazione appaltante in ordine alla procedura di affidamento dei servizi integrativi di TPL, mentre i riflessi di natura economico dei contratti della stessa agenzia sottoscritti sono riconducibili all'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 10,1 dell'allora vigente contratto di servizio. Ovviamente parliamo quindi di una fase assolutamente precedente rispetto a quanto l'assessore ricordava in questo momento riguardo l'impegno di Roma Capitale con Roma TPL. Con deliberazione 133 del 22 dicembre 2014, quindi l'Assemblea Capitolina ha ratificato la citata deliberazione di Giunta. In data poi 16 febbraio 2016 è stata disposta dal giudice esecuzione l'assegnazione in favore di Roma TPL della somma di 49.024.725,06 euro. Con nota poi del Dipartimento Mobilità e Trasporti del 27 luglio 2016 è stata richiesta la gestione commissariale, perché ricordiamo che parte di questi debiti sono riferibili a un periodo antecedente il 28 aprile 2008, quindi
derivanti quindi alla massa passiva del piano di rientro della gestione commissariale pari ad euro 21.323.612,93 al netto degli interessi e rivalutazione ai sensi delle disposizioni delle normative in materia. A fronte di questa nota e quindi di questa richiesta, il commissario straordinario del Governo, con nota 2072 del 23 settembre 2016 ai fini dell'istruttoria, richiedeva alle strutture capitoline un'integrazione della documentazione trasmessa che poi è stata inoltrata poco dopo il 28 settembre 2016. In esecuzione della sentenza della Cassazione il 31 maggio 2016 di rigetto del citato ricorso proposto da ATAC e di considerazione della necessità di ottemperare disposizioni della Suprema Corte di Corte con tempi non conciliabili con la complessità della procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, procedura che conosciamo bene, ha dei tempi molto lunghi e quindi per evitare situazioni pregiudiziali per le finanze dell'amministrazione, nonché cogliere l'opportunità di ottenere un'economia nella spesa, aderendo all'offerta della società di rinunciare agli interessi maturati dal 1 gennaio 2016 fino alla data del 28 giugno, a fronte del pagamento immediato della sorte, si è ritenuto opportuno procedere al pagamento senza mandato per l'importo di 16.934.482,38, pari alla quota di competenza della gestione ordinaria di Roma Capitale, in attesa dell'esecutività della procedura suddetta. In sede di regolarizzazione del pagamento senza mandato, con nota del 10 febbraio 2017, il Dipartimento Mobilità dichiarava circa l'esigibilità del pagamento direttamente da parte di Roma Capitale, in quanto si ritiene che Roma Capitale sia da ritenersi terza rispetto al lodo pronunciato tra ATAC e Tevere TPL e ad oggi non abbia comunque adottato alcun atto con cui si accolla il debito di ATAC SPA, né tantomeno ricorre alla fattispecie di espromissione o di delegazione di pagamento, in quanto soggetto formalmente distinto dall'ente locale. Pertanto, anche in ordine all'imputabilità del lodo in capo alla gestione commissariale, essendo Roma Capitale un soggetto terzo rispetto alla vicenda del lodo, appare difficile sostenere che una parte di questo debito debba essere assunto dalla gestione commissariale. Quindi noi ci troviamo in una situazione in cui l'amministrazione ha richiesto un riconoscimento di quota parte di questo debito, ma successivamente la gestione commissariale, quindi il commissario, sulla base di quanto appunto affermato, ha ritenuto che tale quota non sia assolutamente possibile includere all'interno della massa passiva della gestione. Successivamente si parlava quindi della regolarizzazione del pagamento senza mandato. In particolare è stato regolamentato con determina dirigenziale 247 del 16 marzo del 2017, quale anticipazione di liquidità verso la società ATAC con iscrizione del credito per recupero dell'anticipazione erogata. Si cita infine nel dispositivo che il fondo passività potenziali del risultato di amministrazione 2016 evidenzia quale accantonamento prudenziale, nelle more della definizione dell'eventuale riferibilità a Roma Capitale, degli oneri relativi al lodo arbitrale ATAC Roma TPL, un accantonamento complessivo pari ad euro 57.792.841,62. Quindi abbiamo anche questa posta in bilancio. A seguito del procedimento esecutivo del Tribunale Ordinario di Roma, eseguito in danno di Roma TPL della Breda Marini Bus, il direttore del Dipartimento di Mobilità e Trasporti ha reso dichiarazione di terzo in favore di Breda Marini Bus per l'importo di euro 19.645.558,33, vincolando pertanto quota parte dell'importo assegnato dal giudice per il lodo in argomento. Allo stato attuale, quindi, il bilancio 2017-2019 per l'annualità 2017 di Roma Capitale presenta un accantonamento per gli eventuali oneri derivanti dal lodo a carico dell'amministrazione capitolina per un importo pari a 31.792.841,62, non considerando tra i debiti fuori bilancio, ma tra le altre passività potenziali a seguito della mancata conferma del debito fuori bilancio da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti. Il rimanente importo di 26 milioni è accantonato all'interno del Fondo Passività Potenziali
del risultato di amministrazione del rendiconto 2016. Quindi complessivamente gli accantonamenti per gli oneri derivanti dal lodo Tevere TPL ammontano ad euro 57.792.841,62. Tali indicazioni ritengo siano opportune in quanto l'esposizione dell'amministrazione è tale per la quale si è provveduto proprio in sede anche di approvazione di rendiconto di provvedere in tal senso. Grazie.